Quando calano le tenebre, le nostre strade non sono più sicure. Ogni giorno centinaia di persone vengono aggredite, derubate, picchiate. E se un giorno succedesse a te? Non farti cogliere impreparato. Chiama il numero azzurro Fraudulent. In caso di aggressione, componi il numero azzurro Fraudulent e un operatore in linea 24 ore su 24 ti fornirà subito l'aiuto di cui hai bisogno. Salve, sono Sheila. In che modo posso aiutarla? Numero azzurro Fraudulent. Da oggi c'è qualcuno che ti protegge. Pronto? Pronto! Il suo tè, sir. Io adoro questa musica, Archibaldo. Mi ricorda quando ero sposato. Ma lei non è mai stato sposato, sir. Davvero? Ecco perché non mi veniva in mente niente. Oh, Archie, questa sera nessuno ha bisogno di Ratman. E io mi annoio tutto il giorno chiuso nella Rat Caverna. Perché non esce, sir? Non deve farlo solo per combattere il crimine. Hai ragione, Archibaldo. Questa sera farò come tutta la gente normale. Andrò ad annoiarmi fuori. Vieni, Picciottino. No, è inutile che insisti, Picciottino. Questa volta guido io la Rat Mobile. Uscita numero 4. Guardie del presidente! Udite, udite! Sua magnificenza il presidente della Fraudulent e di tutte le aziende limitrofe ordina che si presentino immediatamente al suo cospetto Denham e Wahlberg. È Watson, non Wahlberg. Hai ragione. Denham e Watson. Sapete quante chiamate ha ricevuto il numero azzurro Fraudulent? Nessuna! La gente che ha bisogno d'aiuto preferisce chiamare Ratman, un supereroe, un uomo che aiuta la gente gratis! Signor Presidente... Maestà? Non è niente. Quando pronuncio quella parola mi mancano le forze. Ratman! Tutti vogliono Ratman! Vi immaginate se quest'uomo fosse nostro? Se la gente pagasse per averlo, la Fraudulent guadagnerebbe più soldi di quanti non ne abbia mai guadagnati fino ad oggi. Ma, signor Presidente, Ratman non è nostro. Presto lo sarà, amico mio. Presto lo sarà. Ho già un piano per convincerlo a collaborare. E voi mi aiuterete a realizzarlo. Una voragine? Nel centro della città? Grazie per la segnalazione. Manderemo una volante a investigare. Quante gatte da pelare. Doc, novità sul delitto dell'hotel? Sì, capitano Crick. La vittima aveva in bocca una gomma da masticare, ma durante l'autopsia è sparita. Veramente strano. Che cosa c'è? Meno male che la città senza nome può contare sull'aiuto di Ratman. Ce ne vorrebbero 100 di supereroi come lui. Una profonda voragine si è aperta in mezzo alla città. Sentiamo il parere di un geologo, il dottor Leonardis. Si tratta senza dubbio di un fenomeno chiamato profonda voragine. Non è raro nelle zone sismiche. La nostra città è in una zona sismica? No, perché? Grazie, dottor Leonardis. A tra poco, dopo la pubblicità. Sta succedendo qualcosa di strano in città. Sarà meglio che vada a dare un'occhiata. Andiamo, ispettore Bracco. C'è un'emergenza. Vieni, Schwarzenegger, andiamo. Ma, Bracco, stai facendo guidare il tuo cane? No, non si preoccupi, capitano. Lo tengo al guinzaglio. Indietro! State indietro! Non c'è nulla da vedere! Scusi, è quella buca! Sì,
Ehi, venite tutti quanti a vedere presto! C'è una buca enorme qui! Che cosa ne pensa, Doc? Sembra che laggiù ci sia qualcosa. È il momento di passare all'azione. Krug, scatena la tua furia! Faremo mai da soli. Perché Ratman non arriva? Già, dove sei, Ratman? Sai qual è il colmo per uno smemorato? Non me lo ricordo più. Cos'hai stasera? Non hai detto neanche una parola. Non hai neanche toccato la tua fraudocola. Cosa? Ti sei stancato di queste nostre serate al bar? Beh, non è colpa mia se non hai altri amici. E ringrazia il cielo che hai ancora me. Il cielo? Perché diavolo dovrei guardare il cielo? Il rat segnale brilla in cielo. Qualcuno ha bisogno di Ratman! Devo andare! Tieni il piccettino! Prendi un taxi per tornare a casa! Parate! Parate! Un momento, capitano. Forse quella creatura, come tutti gli animali, ha paura del fuoco. Avete sentito, ragazzi? Spaventatelo con il fuoco! Indietro! 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 Scusi, ha da accendere? Grazie, è ben gentile. Finalmente! Ratman! Aiutaci! Ratman! Tranquilli, ragazzi, tranquilli. Ora ci penso io. Salve, sono Sheila. In che modo posso aiutarla? Non c'è tempo per telefonare, Ratman! Bisogna fermare quella cosa prima che schiacci quell'uomo! Aiuta! Aiuta! Niente paura, quella patetica creatura è mossa da un ben misero cervello. Un cervello che può essere ingannato con il semplice trucco del guardala. Ehi tu, guardala! Dove? Fa qualcosa, Ratman! Tranquillo, tranquillo, ho un piano. Agita le braccia e fai il verso della folaga. Caoa, caoa, caoa. Aiuto! Prova a mimare lo sbasso. Ratman, che cosa stai facendo? Ma come? Non lo capisci, Bracco? Sto studiando l'avversario. Adesso sappiamo, per esempio, che non bisogna fingersi uccelli di palude. Avanti, avanti, è Ratman che ci interessa. Prendilo! E va bene, amico. Userò le maniere forti, ma mi ci hai spinto tu. State tutti indietro. Avanti, amico, calpestami adesso! Bravissimo, Krug. E adesso completa il tuo compito. Prendilo e portalo alla fraudola. Ma che stai facendo, idiota? Su, avanti, prendilo! Ma certo, la musica. Nel sottosuolo la musica non esiste e il mostrone è rimasto affascinato. E 1, 2, 3, 4, e 1, 2, 3, 4, e 1, 2. Ratman! Coraggio, Ratman!
Ratman, te la caverai. È stato grande, ragazzo. Largo, largo, fate largo. Noi ci conosciamo? No, non credo, mi scusi, ma Ratman ha bisogno di cure. Largo, fate largo, fate largo. Urra per Ratman, viva Ratman, viva. Il piano ha rischiato di fallire per colpa tua, Watson. Ma, presidente, il mostro era fuori controllo. Quella musica... Idiota! È solo grazie all'intervento di Dynam se abbiamo avuto successo. Ma io ho rispettato gli accordi. In un modo o nell'altro, Ratman adesso è in mano vostra. E io voglio la mia ricompensa. La tua ricompensa? Ma certo, ecco la ricompensa che ti meriti. Grazie, maestà! Grazie! L'avevo mal giudicata! Accidenti! Sbaglio sempre pulsante! Ah! Salve, sono Sheila. Come posso aiutarla? Pronto? Pronto! Grazie alle analisi che svolgeremo su Ratman, presto anche la Fraudulent avrà un suo supereroe, signor presidente. Bene, dottor Denham. Non mi deluda anche lei, mi raccomando. Ma dove sono? Infermiera! Oh mio Dio, ho un arresto cardiaco! Aiuto, aiuto! Un defibrillatore, sono salvo! Libera! Aumenta la potenza! Libera! Avanti, reagisci! Reagisci! Libera! Phew. Grazie al cielo, ho visto tutte le puntate di ER. Ma dove sono i dottori? Incredibile, questo ospedale è deserto. Ma certo, saranno tutti usciti a fumare. Ragazzi, dove siete? Avanti, venite fuori. Sono Ratman, il vostro supereroe. Perché mi avete lasciato solo? E per qualcosa che ho detto? E per il mio alito? Ragazzi! Ehi là! C'è nessuno? Ragazzi! No, andiamo! È mai possibile che siano spariti tutti quanti? Un momento, perché mi sono segnato questo numero di telefono sul braccio? Forse è questa la chiave del mistero. Pronto? Pronto! Niente da fare, hanno riattaccato. Sono rimasto solo, solo! Sono l'unico essere vivente sulla faccia della Terra. Evviva! Sono rimasto solo, posso fare tutto quello che voglio. Posso mettermi le dita nel naso, posso cantare per la strada, la 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 la, posso scrivere sui muri. Accidenti, ho rovinato la mia stilografica! Benvenuto nel tuo nuovo mondo, Ratman. Spero che sia tutto di tuo gradimento. Di solito tratto bene i miei ospiti, vero Spotty? Ah, bene, bravo Spotty. Prima o poi ti insegnerò a distinguere il formaggio buono da quello avvelenato.
Registrando il comportamento di Ratman e trasferendo le informazioni nella mente della creatura che giace in questa camera di stasi, creeremo un supereroe in grado di sostituire Ratman in tutto e per tutto. Come stai, piccolo mio? Stai imparando, lo so. Ogni minuto che passa diventi più intelligente, più sicuro, più forte. Sì, presto uscirai, piccolo mio, presto uscirai! Deve esserci una spiegazione scientifica a quello che è successo. Forse gli uomini si sono estinti come i dinosauri, che sono morti di fame quando hanno iniziato a usare le posate. A proposito di fame, dove potrò trovare qualcosa da mangiare? Ah-ha! Al diavolo queste macchine complicate, andrò a cercare del cibo vero. Ma tu guarda, nel nuovo millennio c'è ancora gente che mangia la verdura. Se facesse davvero bene come dicono, perché non piace a nessuno? Oh, finalmente, ecco quello che cercavo! Orsetti gommosi giganti, orsetti gommosi con lo zucchero! Tutti quegli orsetti gommosi le faranno male alla pancia, sir. Oh, povero Arcibaldo! Ora che non ci sei più tu a dirmi queste cose, come farò? Molto bene, il trasferimento dati procede senza problemi. Il presidente sarà orgoglioso del mio lavoro. Signor presidente. Che cosa c'è? C'è una chiamata per lei. Molto bene. Sullo schermo. Attenzione, questo collegamento vi è offerto da Fraud Kona. Dottor Denham, come procede il nostro piano? Molto bene, signor presidente. Il trasferimento è quasi completo. Presto avrà il suo supereroe Fraudulent. Ratman sospetta qualcosa? No, signor presidente. Ottimo lavoro, dottore. Si sbrighi a concludere la seconda fase del piano. Il tempo è denaro. Il tempo è denaro e presto guadagnerò montagne di soldi grazie al mio piano. Che male la mia pancia! Che male, stupidi orsetti gommosi! Oio, che dolore! Giuro che non mangerò mai più uno di questi stupidi orsetti! Mai più! No, stupidi orsetti, che dolore! Oh, guarda, una monetina! E tua per caso? Grazie, amico, me la sono davvero vista brutta. No, mi va bene. Eccellente! Anche il comportamento di fronte al pericolo è stato registrato. Manca solo un elemento per completare la programmazione. L'elemento emozionale. Vediamo come si comporta un supereroe con le persone che ama. Proprio sul più bello. E adesso posso accettare che l'umanità sparisca, ma come posso vivere senza TV? Un momento, ma quello è il mio orsacchiotto, è Piccettino! 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 P-
Piccettino! Non sono solo al mondo! Oh, caro Piccettino, che bello rivederti! C'è cascato! Grazie alla fotografia che Ratman aveva nel portafoglio, la replica del pupazzo è perfetta! Che ci fai qui? Dove sono tutti gli altri e Arcibaldo? Cosa vuol dire chi è Arcibaldo? Andiamo, Piccettino! Arcibaldo, il mio maggiordomo, quello che ti mette in lavatrice ogni sabato pomeriggio! Un momento! Tu non sei Piccettino! Cosa? Come ha fatto ad accorgersene? Certo, sei uguale a lui in tutto e per tutto, ma Piccettino non parla con l'accento del sud! Ma... Dov'è il vero Piccettino? Dove sono finiti tutti? Parla, maledetto! Parla! Cosa? Un esperimento? Sono dentro una città finta per un esperimento! Chi mi ha fatto tutto questo e perché? Parla, maledizione! Parla! No! Chi è stato? Chi? Un dardo avvelenato. Qualcuno ha voluto tapparti la bocca. Telecamere dappertutto. Come ho fatto a non accorgermene prima? Chiunque tu sia, ti ho scoperto! Il gioco è finito! Fatemi uscire! Fatemi uscire! Fatemi uscire! Molto bene, anche se l'inganno è stato scoperto, tutti i dati necessari sono stati raccolti. Ormai ci siamo! Signor Presidente, la seconda fase del piano è terminata. Ogni comportamento di Ratman è stato registrato e trasferito alla nuova creatura. Tutto è pronto per la terza fase ormai. Molto bene, Taylor. E Ratman? Ha scoperto l'inganno e dovrebbe uscire dalla trappola in breve tempo. Uscire da qui sarà un gioco da ragazzi. Probabilmente premendo una di queste mele, una sezione della parete si aprirà e io sarò libero. Molto bene, Denham. Hai fatto un ottimo lavoro ed è giusto che tu abbia la tua ricompensa. Grazie, maestà. Grazie, mio signore. Ah! Oh, accidenti. Confondo sempre il pulsante della morte con quello della ricompensa. Ah, e adesso passiamo alla terza fase del piano. Lasciamo che Ratman incontri il suo mortale avversario. Finalmente libero! Sapevo che l'idea di scavare nel cemento con un cucchiaio di plastica mi sarebbe tornata utile prima o poi. E adesso, misterioso rapitore di supereroi, a noi due! Nasconderti non ti servirà. Esci fuori e affronta la furia di Ratman. Chi sei tu? Io sono Ratman. Era proprio necessario bendarmi, sir. Certo, Arcibaldo, voglio farti una bella sorpresa. Abbassa la testa, Arci. Eccoci qua, allora, che te ne pare? Oh, grazie, sir, ha ritrovato la tenda della mia camera. No, Arci, guarda sotto. Ta-dan! Oh, complimenti, sir. Una statua davvero somigliante. Ciao, signore pelato. Ma è vivo! Ti piace? L'ho trovato in un laboratorio dove sono stato imprigionato e sottoposto a esperimenti di ogni tipo. Sir, non crede che questa sua copia potrebbe essere il frutto di qualche losca macchinazione? No, andiamo, Arci. Tu vedi complotti dappertutto. Che male può fare? Guardalo, è uguale a me. Sir, onestamente, io non credo che... Oh, dai, Arci, teniamolo. Mi ha seguito fino a casa. È la stessa cosa che ha detto quando ha portato a casa il koala assassino, sir.
Allora è deciso. Lui vivrà con me come il fratello che non ho mai avuto. Vieni, me stesso, se hai 5 minuti ti insegnerò tutto quello che ho imparato nella vita. Chi sei tu? Io sono Ratman. Anch'io sono Ratman. Che coincidenza! Che cos'è una coincidenza? Non lo so. Nemmeno io. Che coincidenza! Eccellente! Come avevamo previsto, Ratman è così innamorato di se stesso che si è portato a casa il clone che abbiamo creato nei laboratori Fraudolent senza farsi troppe domande sulla sua origine. Ma quello sciocco non sa che il clone è programmato per scoprire tutti i suoi segreti. E adesso, per completare il mio piano, ho bisogno dell'aiuto di un vecchio amico. Christine, può venire qui un momento, per cortesia? Eccomi, signor presidente. Christine, vada dalla creatura mostruosa che vive negli scantinati della nostra azienda e gli dica di portarmi quest'uomo immediatamente. Subito, signor presidente. Grazie, Christine. Speriamo che la foto non si sia rovinata. Caro me stesso, adesso che conosci tutti i miei segreti, ti mostrerò come agisce un vero supereroe. E un vero supereroe deve piombare dal cielo sui criminali come un castigo divino. Siamo molto in alto. Prendi questa corda e legala a qualcosa. Fatto. Bene, adesso che la corda è fissata, basta prendere saldamente l'altro capo, flettere i muscoli e lanciarsi nel vuoto senza paura. Cosa dici, piccettino? Perché dovrei mandare via il nostro ospite? Non ti piace la sua faccia? Oh, andiamo, non puoi giudicare una persona da queste cose. Anche se a dire la verità la sua faccia non piace nemmeno a me. Ammettilo, sei solo geloso perché passo più tempo con lui che con te. Ma non preoccuparti, mi conosci. Prima o poi mi stanco delle novità. È già successo con Loreto il pappagallo. Ti ricordi, Loreto? Loreto vuole biscotto, Loreto vuole biscotto. Rilassati, non c'è niente che non va in quel ragazzo. E il mio sesto senso non sbaglia mai. Questo ologramma vi è offerto dagli orologi Fraudolent. Orologi Fraudolent, 2 minuti più avanti di tutti gli altri. Che cosa c'è? Mio signore, ho ottenuto tutte le informazioni che volevamo su Ratman. So dove abita, conosco i suoi amici, conosco ogni suo segreto. Eccellente! Ora devi eliminarlo e prendere il suo posto. Eliminarlo? Ratman deve sparire, così tu diventerai il nuovo supereroe della città senza nome. Un supereroe fraudolent! Quando avrai completato la tua missione, torna da me. Sì, mio signore. Eliminarlo! Che c'è? Che succede?
Si può sapere perché hai gridato, piccettino? Hai di nuovo sognato che ti costruivano in Thailandia? Come dici? Qual'intruso? Me stesso! Me stesso, rispondi di me stesso! Allora, Doc, che cos'ha? Come immaginavo, Ratman, questo è un tuo clone, una copia genetica perfetta. Erano anni che io non vedevo una cosa del genere. Erano molti, molti anni. Vedi, Ratman, tanti anni fa io e un gruppo di giovani scienziati stavamo... Oh, andiamo, Doc! A nessuno interessano i racconti degli anziani. Voglio solo sapere cosa sta succedendo al mio clone. Il tuo clone si sta degenerando, Ratman. Si sta sciogliendo. Ah, sì? E puoi aggiustarmelo? Potrei, ma ho giurato di non avere più nulla a che fare con la clonazione. Davvero? E quando? Vedi, Ratman, tanti anni fa io e un gruppo di giovani scienziati stavamo... Va bene, Doc, ho capito. Oh, ragazzi, è incredibile. Cosa non farebbe un anziano pur di avere un po' di attenzione? Se non puoi farlo tu, lo farà qualcun altro. Povero Ratman, non sa che io sono il solo in grado di curare il suo clone. Infatti, tanti anni fa, io e un gruppo di giovani scienziati stavamo... Deve essere un topolino scappato dal laboratorio. Ma che diavolo? Oh? Oh. Posso prendere il giornale, Doc? Grazie, Doc, ben gentile. Grazie, Doc, ma questo l'avevo già letto. Tranquillo, fratellino, vedrai che troverò il modo di curarti. Evviva! Un incendio, devo andare a vedere, può darsi che occorra l'aiuto di Ratman. Tu aspettami qui, sarà questione di un attimo, vedrai. Qualcuno lo salvi, Tommy! Non si preoccupi, signora. Io, Ratman, salverò il suo Tommy. Ma è un inferno là dentro. Sarà facile come prendere le caramelle da un distributore. Salvalo, Ratman! Salvalo! Oh. Tranquilla, tesoro mio. Andrà tutto bene. Vedrai. Tommy! Sei salvo! Oh, Tommy! Tu devi eliminarlo! Oh no, me stesso! Ti avevo detto di aspettarmi in auto. Resisti, vengo a salvarti. E va bene, l'hai voluto tu. Non ti lascerò cadere, tirati su, coraggio, coraggio, amico! Mi dispiace, loro volevano che ti eliminassi. Cosa? Di chi stai parlando? Io ero programmato... No, non mollare! Loro... Addio, fratellino. Era la prima volta in vita mia che volevo bene a qualcuno come a me stesso. Da questa parte, presto! Sono assolutamente dispiaciuto per il suo clone, sir. Era come un fratello per me. Sir, in questa villa ci sarà sempre qualcuno che la considera come un fratello. Oh, Archie, hai ragione. Come ho potuto dimenticare Piccettino? Ma non dimenticherò il mio clone. Io voglio sapere chi lo ha creato e perché. E non avrò pace finché non avrò trovato tutte le risposte. Aveva al polso questo trasmettitore. Scoprirò con chi si metteva in contatto. Buona fortuna. Grazie, Archie. Attenti a voi, malvagi. Ratman sta venendo a prendervi.
Se solo ricordassi dove ho già visto questo simbolo. Fraudolent, la più potente multinazionale di tutto il pianeta. Là dentro io scoprirò chi ha creato il mio clone e perché. Entrare sarà un gioco da ragazzi! Scusi, buon uomo, sa indicarmi dove si trova il raduno annuale degli amici dell'Alce? Mi faccia pensare. Trovato! Ecco, guardi. Deve andare avanti e prendere la quinta strada. All'incrocio con Eisner Street, giri a destra ed è arrivato. Grazie, ben gentili! Oh, la mia povera testa. Ma dove mi trovo? Finalmente ti sei svegliato, Doc. Chi è lei? Non riconosci più un vecchio amico? Tu? Avrei dovuto sospettarlo. Doc, quanto talento sprecato, rinchiuso tra le mura di un piccolo laboratorio della scientifica. Avresti potuto lavorare per la Fraudulent fin dall'inizio. Non riuscirai a passarla liscia. Quando non mi vedranno al lavoro, tutta la polizia mi verrà a cercare. Ne sei davvero sicuro? Ho fatto in modo che la tua scomparsa non desti sospetti. Salve, Doc! Ti ricordi, Doc, il nostro primo esperimento sulla clonazione? Volevi sfruttare le nostre scoperte per fare soldi. Per questo me ne sono andato. Andiamo, amico mio, ho bisogno del tuo aiuto. I miei cloni non vivono a lungo. Solo tu sai come fermare il processo degenerativo delle loro cellule. Sono passati tanti anni. Perché vuoi tornare a fare esperimenti sulla clonazione? Perché lo hai detto tu, Doc. Per fare soldi. E questa volta tu mi aiuterai. Oppure morirai. A te la scelta. Non esiste una scelta, ma se non ti fermerà la polizia, sarà Ratman a farlo. E va bene, astuto guardiano, hai vinto il primo round, ma Ratman conosce molti trucchi per entrare senza essere scoperto. Dono dei greci per la Fraudulent. Oh, ma che gentili questi greci! Scusi, buon uomo, saprebbe indicarmi dove si trova il raduno annuale degli amici dell'Alce? Oh! Il cavallo di legno funziona sempre! E adesso a noi due, Fraudulent! Ormai tutto è pronto per completare il mio piano. Ma dov'è finito il clone di Ratman? Perché non è ancora tornato da me? Questa attesa è insopportabile. Signor Presidente, un intruso è entrato nell'edificio. Sullo schermo! Destra o sinistra? Hmm.
Ha il trasmettitore olografico al polso e il clone finalmente è tornato. Questo significa che il vero Ratman è morto. Portatelo in laboratorio! Dobbiamo stabilizzare le sue cellule prima che sia troppo tardi. Presto, il supereroe Fraudolent sarà una realtà. Domani. Certo! Che giorno è oggi? Giovedì. Qua noi costruiamo il venerdì. Oh, ma è incredibile! Seguimi, ti porterò dove nessun uomo è mai giunto prima. La Fraudolent è la più grande azienda di maschere dal respiro minaccioso del mondo. Ogni maschera viene controllata dal nostro personale prima di essere messa in commercio. Prova adesso. Ma a nessuno serve una maschera dal respiro minaccioso. Questo perché non l'abbiamo ancora pubblicizzata in televisione. Ah, già, è vero, che sciocco. Da questa parte possiamo vedere una delle ultime novità Fraudolent, l'impianto di illuminazione per le cavità nasali. Tutti infilano le dita nel naso senza sapere che cosa vuole fare. Stocchio mi fa vedere solo quello che vuole lui. Devo proseguire le mie indagini da solo se voglio scoprire i segreti di questa azienda. Quello che abbiamo creato è troppo pericoloso, Lorenz. Devi distruggerlo. No, è mio, è mio, è il mio tesoro. Ehi, ma chi? Preparati, Doc. Il clone da stabilizzare è arrivato. Un altro strepitoso prodotto della Fraudolent, immagino. Un altro strepitoso successo della Fraudolent, amico mio. E come speri di ricavare soldi clonando qualcuno? Non si guadagnano soldi clonando semplicemente qualcuno, dottore. Ma ne farò a palate clonando un supereroe! Ratman! Doc! Non è incredibile? Guardalo, simile a lui in tutto e per tutto. Ah, questo clone ha già iniziato a decomporsi, Doc. Devi stabilizzarlo prima che sia troppo tardi. Guardalo, non posso. È già troppo tardi. Prima che sia troppo tardi per te, Doc. Ratman? Doc. Ratman? Ratman. Doc. Ratman? Ratman? Presidente. Presidente. Ratman. Ratman. Silenzio! Cosa significa tutto questo? Perché non hai eliminato Ratman come ti avevo ordinato? Ho avuto dei problemi e sono venuto qui perché ho perduto il mio trasmettitore olografico e non sapevo come contattarvi. Ma certo, hai fatto la cosa giusta e adesso mia creatura completa la tua missione. Uccidi Ratman, uccidilo! Non ti avvicinare a lui! Era tuo questo, eh? Uccidilo! 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 Aiuto! Ma dov'è finito Ratman? Eccolo là! Dove? Mi dispiace, amico, ma il tuo folle piano termina qui. Di Ratman ce n'è uno solo! Santo cielo. Ma cos'è? Non cosa, Ratman, ma chi? Ti presento quello che sarà il mio più grande successo commerciale, il supereroe Fraudolent. Che cosa? Grazie al tuo DNA e allo studio del tuo comportamento abbiamo realizzato delle copie perfette. Decine e decine di supereroi che io venderò a tutti coloro che ne faranno richiesta. Tutti amano i supereroi, tutti ne vorranno uno. E tutti lo avranno, ogni città, ogni famiglia, ogni persona di questo mondo avrà al suo fianco un supereroe Fraudolent.
Ma non si può duplicare lo spirito di un supereroe. È come duplicare il genio di un artista. Tutto ciò che si può vendere, noi possiamo produrlo. Adesso basta, non mi permetterò di vendermi. Oh, accidenti, ci casco sempre. Addio, imbecille! Tu morirai, ragazzo mio. Ma Ratman il supereroe, vivrà in eterno. Ma sono io, Ratman. Da questo momento, l'unico vero Ratman è quello con il marchio Fraudulent. Ah, dimenticavo. Io sono tuo padre. Sul serio? No! No! Ratman! Al lavoro, Doc! Adesso che l'originale è stato eliminato, non posso più permettermi di perdere il suo clone. Non temere, ragazzo mio. Ratman è pieno di risorse e conosce mille trucchi per salvarsi. Saprebbe indicarmi dove si trova il raduno annuale degli amici dell'Alce? E adesso a noi due, mostro! Contro la tua forza bruta, io, Ratman, userò l'astuzia! Gas paralizzante! Non puoi scappare, amico. Questo gas paralizza in 10 secondi ogni essere vivente nel raggio di 20 metri. 6, 5, 4. Adesso che Ratman è stato eliminato, niente potrà più ostacolarmi. La Fraudulent clonerà le sue cellule e venderà decine e decine di supereroi. Detesto questi filmetti di serie B. Noi cattivi dobbiamo ripetere i piani ogni 5 minuti. Signorina, chiami la stampa. Domani sera faremo il lancio pubblicitario del nostro nuovo prodotto. Subito, signor Presidente. Ecco fatto. Ho lavorato tutta la notte, ma adesso le tue cellule sono stabili. Evviva! Grazie, Doc! Adesso che il vero Ratman è stato eliminato, sono io l'unico supereroe! Sono io, Ratman! No, andiamo, tu non sei Ratman, sei solo il suo clone. Ah, sì? E dimmi, come fai a distinguere un clone dall'originale? Ah, beh, è semplice, i cloni soffrono di allucinazioni. Allucinazioni? Di quali allucinazioni parli? Lascia perdere. Presto, accendi il trasmettitore e chiama il presidente. Cosa c'è? Signor presidente, il dottore ha stabilizzato le mie cellule. Eccellente, vieni da me, lo spettacolo deve cominciare. Due, uno! Strano, il gas non ha funzionato. Esci da questa cella, Ratman. Lo tengo a bada io. Cosa? Ma come? Il mostro ha paura del silicone. Perché mi stai aiutando? Il presidente ha lasciato morire il mio amico e io voglio vendicarlo. Vai, Ratman, ferma il presidente. Io lo fermerò, parola di supereroe. Foster Fraud.
ogni giorno un'immagine diversa. Che carini. Una domanda, signor Presidente. Qual è il nuovo prodotto che state per lanciare? Sarà un altro successo Fraudolent, signor Presidente. Cari amici, presto la Fraudolent renderà il mondo un posto più sicuro per i nostri... Come si chiamano quelle cose che sporcano e disturbano? Quelle cose piccole che... Bambini? Esatto! Presto il mondo sarà un posto più sicuro per i nostri bambini. Ma, Presidente, il mondo è già sicuro grazie a Ratman. Sì, è vero. Già, sì. Ha ragione. La vostra collega ha ragione. Un supereroe rende il mondo più sicuro. Immaginate quindi come potrebbe diventare se esistessero non uno, ma decine e decine di supereroi. Criminalità, disordini, senso di spossatezza, per tutti i disturbi della vita moderna, supereroe Fraudolent, ovunque ci sia bisogno, ovunque la legge sia calpestata, il supereroe Fraudolent è sempre con te. Supereroe Fraudolent, non un semplice supereroe, ma centinaia di semplici supereroi e... può volare! Supereroe Fraudolent, un occhio su di te, sempre! Signor Presidente, dove riuscirà a trovare tutti quei supereroi? Cloneranno le mie cellule. È proprio lui! Io ho sempre cercato di aiutare tutti, ma da solo non potevo farci. E adesso, grazie alla scienza della Fraudolent, tutto questo sarà possibile. Oh! Ratman, sei proprio tu? Presto, Doc, dobbiamo fermare il piano della Fraudolent. E come? Siamo prigionieri in questo palazzo e il presidente ha occhi dappertutto. Non è detta l'ultima parola. Tu sei l'ufficiale scientifico della polizia e quando si accorgeranno della tua scomparsa verranno a cercarci. È inutile, Ratman. Quando mi hanno rapito, hanno messo al mio posto una sagoma di cartone a grandezza naturale. Ci vorrà un po' prima che si accorgano dell'inganno. È ancora fitto il mistero dell'ufficiale scientifico della polizia trasformato in una sagoma di cartone. Mi dica, ispettore Bracco, ci sono delle novità sulle indagini? No, purtroppo no. Senza ufficiale scientifico non possiamo sapere cosa è successo all'ufficiale scientifico. Ispettore, quando si è accorto che il dottore era stato trasformato in una sagoma di cartone? Ieri sera, quando sono uscito a cena con lui, a fine serata mi sono accorto che non aveva toccato cibo. Temo che nessuno verrà ad aiutarci. Doc, lì dentro ci sono centinaia di supereroi come me. Liberiamoli, potremmo usarli come esercito al servizio della giustizia. Sei sicuro di poterli controllare, Ratman? Non sono ancora stati programmati, sono senza cervello. Loro sono parte di me, Doc, faranno tutto quello che gli dirò. Ma forse... Qui dentro è pieno di apparecchiature pericolosissime. Dobbiamo fermarli prima che facciano qualche disastro. Ok, ci penso io. Ehi, tu! Fermati subito! No, non tu, lui! Va a fare disastri da un'altra parte. Una domanda. Un vero supereroe disposto a sacrificarsi per salvare gli altri, i suoi cloni faranno lo stesso? Beh, io non... Cosa succede? Oh. La Fraudolent è sotto attacco. Signor Presidente, cosa vuol dire? Niente da fare, Ratman. Tutto il palazzo sta per esplodere. Oh, no!
speriamo che nessuno se ne accorga. Maledetto Ratman, perché continui ad ostacolarmi? Perché? Perché? Perché sono un supereroe. Allora muori! Yeah. Supereroe disposto a sacrificarsi per salvare gli altri. I suoi cloni faranno lo stesso? Maledetto traditore! Tu ridi! Come osi ridere di me? No! Resisti me stesso, un vero supereroe si sacrifica per salvare gli altri. Sono uguale a te adesso. Sì, certo, adesso sei un vero Ratman. Andiamo, Ratman, dobbiamo uscire da qui. Indietro, mostro! Oh, accidenti, è già venerdì! No, no, no! Sai, Doc, non ti ho mai chiesto come facevi a conoscere il presidente e gli altri scienziati che lavoravano con lui. Ecco, vedi, Ratman, tutto è iniziato quando loro ed io eravamo... Io non te l'ho mai chiesto perché non mi interessa. Beh, buonanotte, Doc. Buonanotte, Ratman, e grazie. Un mese dopo la Fraudulent aveva già ricostruito il suo palazzo, ma il progetto del supereroe Fraudulent venne abbandonato. Forse avevano capito che un supereroe non poteva essere riprodotto artificialmente, o forse avevano capito che lassù, in cima ai tetti, ci sarebbe sempre stato un unico vero supereroe pronto a sacrificare se stesso per il bene e per la giustizia, e pronto a combattere il male, qualunque male.